E salve a tutti ragazzi, come sempre il vostro Ale, preparati a tornare indietro nel tempo. Sigla! Ed eccoci qui tornati ancora una volta nel 1993 con l'ultimo dei mitici Biker Mice, ovvero Turbo, conosciuto fuori dall'Italia come Vinny. Eccolo qua ragazzi, e tra l'altro lui è il mio Biker Mice preferito. Purtroppo non ho la confezione, ve la faccio vedere come al solito con un'immagine. Eccola qui, tutta arancione, veramente fantastica, con il disegno personalizzato di questo personaggio. Ora, questa figura aveva anche due accessori che erano il piede di porco e anche una tenaglia, solo che io purtroppo non li ho, ma sinceramente non sono per nulla essenziali. L'accessorio, come al solito, essenziale è il casco. Eccolo qui, veramente una figata, con questo color rosso e il giallo qui sulla parte superiore. Anche lo scalto mi piace veramente tanto, i vari dettagli. C'è da dire, come al solito però, che questo casco è completamente diverso da quello che si vede nella serie animata. Lo potete vedere qui a fianco con un'immagine. Questo differisce non solo come colorazione, ma anche, vedete, lo scalto è totalmente diverso. Non si sa ancora una volta il perché di questa differenza dei caschi così enorme. Ora andiamo a vedere il nostro Biker Mice più nel dettaglio. Eccolo qua ragazzi, veramente fighissimo. Mi piace un sacco lo stile di questo personaggio, anche il suo color bianco. Anche qui c'è da dire una cosa, che ci sono un po' di differenze rispetto alla serie animata. Vi faccio vedere appunto un'immagine della serie animata qui di fianco, e la prima che si nota è la differenza di colorazione di queste fasce che ha sul petto. Come vedete qui sono marroni e lì invece sono verdi. La cintura anche qui è argentata mentre lì è dorata, e anche questo fazzoletto che ha intorno al collo lì è di color viola mentre qui è di color rosso. E devo dire la verità ragazzi, preferisco 100 volte di più la colorazione che hanno dato a questa figure. Detto questo, vediamolo più nel dettaglio. Questo qui è il viso, veramente ben realizzato, con la sua placca metallica, anche questa molto ben fatta, con questo pentica argentato naturalmente tutta scolpita. Vediamo che ci sono le classiche antenne che fanno su e giù per poter inserire naturalmente il casco, e vediamo che è presente il solito tatuaggio qui sul braccio destro, anche questo molto molto ben realizzato. Vediamo che invece i pantaloni sono identici a quelli della serie animata, anche tutta la parte sottostante è identica ed è fatta molto bene anche sulla figure, devo dire. Come al solito andiamo a vedere le articolazioni velocemente. La testa può ruotare, abbiamo il braccio qui su sfera che può aprirsi in questo modo, può ruotare a 360 gradi, può piegarsi qui al gomito, poi abbiamo anche il movimento della gamba in avanti qui che va un po' verso l'esterno, va anche all'indietro, le gambe possono aprirsi in questo modo e c'è il piegamento qui al ginocchio. Quindi niente male davvero come articolazioni per una figure del 1993. Misuriamo brevemente l'altezza, siamo sui 13,5 cm contando le antenne, ovvero 5 pollici e mezzo. Ed ecco qui ragazzi il nostro Turbo, accompagnato dagli altri due Biker Mice, ovvero Sterzo e Pistone, che abbiamo visto le settimane precedenti. E devo dire che tutti e tre insieme ragazzi sono uno spettacolo, fanno veramente un figurone. Comunque la recensione finisce qui, però vi anticipo che non finisce qui con i Biker Mice, arriverà qualcos'altro sul canale. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo Turbo con un commento qui sotto, fatemi sapere qual era il vostro preferito dei tre Biker Mice, lasciate il like se questo video vi è piaciuto, io metto il casco a Turbo e devo dire che calza veramente alla perfezione. Grazie a tutti per la visione ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, ciao da Ara dai Biker Mice e collezionate sempre.